Molte persone parlano spesso di scienza del combattimento o arte marziale scientifica, ma cosa c'entra la scienza con il combattimento? Te ne parlo in questo video. Prima di parlare di scienza del combattimento, dobbiamo capire bene cosa si intende per scienza. La scienza è il risultato di studi fatti per provare che una teoria su un determinato fatto o evento sia reale o che si verifichi sempre allo stesso modo. A cosa serve quindi applicare la scienza nel combattimento? Serve a sfruttare queste conoscenze per avere dei risultati tangibili, come ad esempio indurre una persona ad avere una reazione conseguentemente ad una nostra azione. Se ad esempio colpisci qualcuno ai genitali, lo indurrai a portare indietro il bacino, a proiettarsi in avanti con il busto e con il viso e ad abbassare la guardia. Nel 99% dei casi avverrà questo, quindi questa è una teoria molto realistica e probabile, quindi scientifica. Il Jeet Kune Do è un'arte marziale che sfrutta molto queste conoscenze scientifiche per essere efficace nel combattimento. Ad esempio nel Jeet Kune Do, contrariamente a quasi tutte le arti marziali e sport da combattimento, il lato più forte viene messo in avanti, quindi più vicino ai nostri target, quindi al nostro avversario. Questo per far sì che la distanza che intercorra tra il mio pugno e il volto dell'opponente si dimezzi o comunque sia minore rispetto a una posizione di guardia che prevede il lato forte più indietro, come ad esempio negli sport da combattimento. Ma comunque negli sport c'è un motivo per cui il lato forte si mette più indietro, per l'utilizzo dei guantoni, per un cambio di strategie che prevede di creare dei varchi con il braccio avanzato e per poi tirare il diretto arretrato. Nel Jeet Kune Do, visto che si parla di difesa personale, quindi di combattimento reale e all'esigenza di terminare nel più breve tempo possibile, questo principio ci aiuta molto ad accorciare i tempi del combattimento ed essere efficace con il minor numero di colpi. L'altro esempio di applicazione della scienza nel combattimento è quello che abbiamo visto prima, che se ad esempio io do un calcio genitale a una persona, molto probabilmente lo indurrò a compiere il movimento che abbiamo visto prima, quindi quello di proiettarsi in avanti ed abbassare la guardia. Quindi questo principio mi permetterà di pianificare un attacco che possa prevedere ad esempio un calcio ai genitali e successivamente un backfist o un finger jab, perché sappiamo già che il viso dell'avversario si proietterà verso di noi. Quindi questo ci permetterà di allenarci a compiere queste azioni una conseguentemente all'altra. Un altro esempio di applicazione di principi scientifici, di conoscenze scientifiche nel combattimento è quel principio che prevede nel Jeet Kune Do di muovere la mano prima del piede durante l'esecuzione di un pugno. Se ad esempio io voglio andare a colpire una persona che si trova a una distanza tale da necessitare di un passo, se muovo la gamba, quindi mi avvicino verso di lui per poi colpirlo, molto probabilmente gli darò l'input che gli permetterà di schivarsi, di pararsi o di fare un'azione contro la mia. Quindi il principio invece del Jeet Kune Do prevede che sia la mano a muoversi prima di muovere la gamba, in modo che quando il nostro avversario si accorgerà del nostro avanzamento sarà troppo tardi, perché la mano sarà già vicina al suo viso. Naturalmente chiunque può provare a fare questo, ma alla base di questo ci sono degli esercizi e delle preparazioni che renderanno questo principio applicabile al pugno ed efficace, perché altrimenti si rischia di fare soltanto dei movimenti un po' messi così a casaccio
faccio e magari tu dici: ah, ok, l'ho provato, ma non funziona, non posso dare il pugno se non faccio il primo passo. Ma per questo, come ho detto già in altre occasioni, bisogna frequentare dei corsi di persona, seguire le istruzioni del maestro, dell'istruttore, affinché tutte queste serie di principi diventino parte dei nostri movimenti naturali. Quindi questo video è soltanto una breve pillola per aprire un po' la mente a quelle persone che dicono: ma cosa c'entra la scienza con il combattimento? Non si tratta soltanto di tirare pugni e calci, in realtà non è così. Come al solito ti invito a scrivermi qualora tu avessi dei dubbi o volessi degli approfondimenti o semplicemente per propormi degli argomenti da portare poi in video. Ho in scaletta già diverse cose da fare, purtroppo il tempo che ho a disposizione è relativamente poco, ma ho già ricevuto contatti di ragazzi, chi mi chiede: ah, quando fai un video sul trapping o un video sulla lotta a terra, poi mi hanno chiesto sul contro più avversari. Beh, pian piano cercherò di portare più argomenti in video e cercherò di darti dei suggerimenti per far sì che tu possa avere degli strumenti, per i tuoi allenamenti. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao!